Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Luigia, buongiorno Anabella, buongiorno mondo, universo, benvenuti a Prendiamocela Comica, benvenuti, noi siamo così elettrizzati, we are thrilled about this, siamo contenti. Ma comincia a parlare lo di Peach, lo sai, questa è la mia terapia, quindi mi devo sfogare, ma perché siamo qui, chi siamo? Infatti secondo me molti si stanno chiedendo, usando un francesismo, e ci vogliono chi te do, non potevano, sicuramente, non potevano, che cosa vogliono quelle due? Non potevano rimanere a casa, ebbene no, perché abbiamo deciso di darvi tutto il nostro buon umore, tutte le nostre spinte, anche un paragone per dire mo io pensavo di stare precato, guarda quelle due, perché noi vogliamo condividere la guerra che abbiamo in testa con voi. Sì, e che caos allegro sia, ma subito lanciamo il numero di telefono per chi quando ma ove mai volesse comunicare con noi in voce, quindi direttamente con un numero di telefono, una chiamata 080 501 46 68. Invece se volessero mai scriverci su WhatsApp o mandarci un vocale, dove? 501 9998. Noi abbiamo un programma molto serrato, soprattutto è molto confuso naturalmente, ma con voi metteremo in chiaro e insomma in ordine le cose. Ma poi come non dovevamo fare niente noi due, niente. Due colleghe, due amiche, una riccia e una liscia, una sposata e una single, una filosofa e una pragmatica, una leggera e un chiancone. Cominciamo bene, no, guarda le risate da morire. Comunque noi avremo delle rubriche per tenervi compagnia e anche per lasciar spazio al vostro sfogo, cioè insomma tipo ci facciamo da terapia a vicenda, no? E ci piace l'idea che voi vogliate condividere con noi cose serie e cose buffe, diciamo così. Ma per esempio iniziamo con un proverbio barese, e voglio iniziare con utimb e galandom. Dunque il tempo è galantuomo. Perché sa significare che alla fine il tempo ristabilisce la verità, ripara i torti e cura ogni cosa e dà ragione ai giusti, cioè a noi. Ma poi oggi questa puntata, insomma questa settimana sarà una settimana introduttiva, noi vi introduciamo nel nostro mondo un po' strano, un po' da Alice e cappellaio matto, giusto? Sì. Voi con noi potete parlare di quello che non va, potete parlare di quello che va, potete parlare d'amore, potete parlare di... insomma non voglio spoilerare nulla, giusto? No, e scopriremo a poco alla volta, perché se no se lo dice tutto, poi domani che cosa dobbiamo fare? Mi sembra vogliamo solo scoprire. Dirvi che saremo tutti i giorni insieme da lunedì al venerdì dalle 12 all'1 meno 10, prima di poi passare la linea al Ciardatano, a quel figaccione di Renato Ciardo e a quella figacciona di sua moglie Silvia De Sandi, e ringraziamo Tiziano Gonnella in regia e il grande magnifico Federico Semplice al comando di tutto. E insomma partiamo così con un brano che vi dedichiamo dal nostro cuore, lontano. Tutta a voi. Abbiamo ascoltato come primo brano della prima puntata di questa bellissima avventura To Be Loved di Lizzo. E adesso vi abbiamo parlato delle rubriche. La prima, quella proprio calda, quella che ti fa sedere sui carboni, in realtà. Quella che ci accompagnerà tutti i giorni. Tutti i giorni di questo lunghissimo, grazie e viva Dio, percorso è... Tolleranza zero! È forte. Ah no, aspetta. Hai qualcosa che non va?
non nel cervello come noi, ma hai qualcosa che non va, c'è qualcosa che vuoi denunciare, sei stanco delle mutandone che intravedi sotto i pantaloni bianchi, bugia. Vabbè, sei stanco di che c'è? Vabbè, non capisco perché tu il megafono e a me niente. Guarda, cioè, che te l'ho preso. Ma perché dobbiamo fare sempre, ma cominciare secondo te a essere, capito, non è qui, cioè, per chi ci segue dalla radio, io ho in braccio, in pugno un megafono, adesso anche Luigia, tieni, ci ho pensato io, tieni amica mia. E cosa vuoi fare di qua? Un bel megafono fai da te. Cioè l'imbuto? Sì, erano finiti, Lu, vediamo, sentiamo. Vai, sentiamo. Venghino, non è la stessa cosa, è però. Perfetto. Venghino, allora, abbiamo la rubrica tolleranza. Però dai, fa ridere questa cosa. Che cosa? Io volevo, pure io voglio fare una cosa seria e professionale. Perché tu il megafono e io l'imbuto? Guarda, no, che quello è il megafono dei tempi in cui non esistevano questi, capisci? Poi quello non ti fa spendere niente. Qua ci sono 6 pile di tu di. Dunque, dicevo. Speriamo che si scarica mo' proprio. C'ho gli altri. Dunque, no, ci vogliamo un gran bene. Siete stanchi di una serie di cose intollerabili. Tolleranza zero, in questa rubrica potete mandarci degli audio. Stai pernacchiando? Così, a passare il tempo, a dare fastidio a te, così ti impari. In questa rubrica potete condividere con noi quello che non va, ma non solo con noi, con l'etere potete condividere. E noi che abbiamo fatto tanta pubblicità a questa rubrica sui social, abbiamo social. Già dei messaggi. Ciao Annabella e Luigia. Io odio tutte quelle persone che fino a settimana scorsa hanno detto: Madonna, il caldo, non ce la faccio più. E ora vi tocca il freddo. Ecco qua, ben vi sta. Dalle torto. Grazie amica, ne sentiamo un altro? Ciao Annabella, ciao Luigia, Antonella. Ciao Antonella. Una cosa che non tollero è le persone che non sorridono mai. Perché viviamo in un mondo già problematico di suo e molte cose purtroppo sono legate al caso e bisogna sorridere più spesso. Mi capita di andare nei posti o nei luoghi dal supermercato piuttosto che in banca, alla posta, e trovare persone che sono arrabbiate con il mondo, sono incazzate di esistere e non tollero, non ho tolleranza per le persone infelici, tristi e soprattutto che la loro infelicità la trasmettono agli altri. Si dovrebbe sorridere di più, penso questo. Per questo ci siamo noi! Scusa. È come darti torto soprattutto, Antonella. Grazie per aver condiviso con noi questa cosa parecchio filosofica che mi piace assai. Anche a me piace assai. Mi piace sia il fatto che diciamo le persone che amano l'inverno, ci sono le persone che amano l'inverno e le persone che amano l'estate, sì. Però da un po' di tempo si sentiva basta questo caldo, basta, non vedo l'ora che arriva l'inverno. Mo va vita a congelare le cornate che tenete. Voglio un vostro parere. E poi per rispondere ad Antonella, per condividere il pensiero di Antonella, a noi perché non piacciono le tender mi piacciono le donne, non ma non piacciono. Mi ricordo quelle si devono utilizzare soltanto quando non hai le persiane a casa e devi abbassare lo scuro, la tenda ogni ora. Poi in giro, cioè sono dei per il resto rottamiamo. Ma sentiamo un altro audio. No? Sì? Ciao Annabella, ciao Luigia. Io odio chi il 7 novembre fa le vetrine di Natale. Ciao Luigi, ciao Annabella, sono Andrea da Altamura. Una cosa che non sopporto proprio, che è intollerabile per me, è che dopo il 2020, il 2021, che siamo stati in piena pandemia, con tutti i problemi che ci sono stati, io vado nei grandi uffici pubblici e non trovo più il gel per le mani. Mi chiedo, perché non teniamo in piedi questa buona abitudine di tenere all'ingresso dei grandi uffici il gel per le mani? Non dico che ci dobbiamo mettere anche la mascherina, che a volte potrebbe essere una cosa buona, ma almeno questa buona, buonissima abitudine che avevamo prima, perché non la teniamo in piedi? Io credo che questa sia una cosa intollerabile. No Andrea, mi sembra proprio una bellissima idea e sarà contento proprio l'industria che produce il gel, così praticamente a vita. E forse lui già, ci lavora. Già si sono fatti un sacco di soldi, però io invece sono per acqua e sapone in realtà. Ma no, che carina, ma è perché lei a noi ci è genuina.
Tu immagini tutte le persone che tengono la dermatite, non un po' tu non lo volevo dire questo fatto, non lo volevo dire. Diciamolo. Andrea, grazie, grazie anche a quel bambino che ci ha mandato il messaggio. Ma era un bambino? Penso che fosse una bambina. Una bambina. Che, ma è vero, in effetti ieri noi, perché siamo sempre insieme, come potrete avere che modo fortuna di capire. Ieri siamo passate sotto, insomma, camminavamo per il centro storico bellissimo di Giovinazzo, ove io per il momento risiedo ancora, e c'era una, la nostra attenzione è stata carpita da una finestra che lampeggiava. Abbiamo alzato lo sguardo, era un albero di Natale bello e fatto e già illuminato al 7 novembre. È vero, se andate nelle pasticcerie sanno già le cartellate. Cioè, io una cosa dico, ma ci anche non facciamo il team? Cioè, ormai la pandemia è arrivata, la guerra c'è stata, può venire qualche altra cosa, però voglio dire, la cartellata di novembre no, e porta male. Di Natale, il 6 novembre no. E all'Immacolata questi qua che devono fare? Non lo so che cosa devono fare, però dai ragazzi, rallentiamo, se no ci ritroveremo vecchi alla fine. Alla fine è arrivata la nostra ora, tanta pazienza. Non esistono più le mezze stagioni. Vedi, mi mancava questa perla di saggezza. È una perla di saggezza, ma andiamo ad ascoltare un altro po' di musica. Maestro, I love it fit Charlie, insomma, bel brano. Mi hai tolto già il titolo, scusa Tiziano Gonnella, ma non se la prenderà l'artista. Siamo tornati, ma siete in fibrillazione, siete contenti come noi? Ma per poter parlare con noi telefonate 501 4668, oppure whatsappateci allo 080 501 9998. Sappiamo che abbiamo un altro audio, una telefonata o quello. Ciao, che è una bella. Ciao, sono Miriam. E Luigi. Vabbè, di chi? Ti salutiamo da Terlizzi, io e Vito, un bacio grande e non vediamo l'ora di vederti. Ciao Luigi, un bacio anche a te. Brava. Io li conosco loro, li abbiamo incontrati più volte a Giovinazzo, Miriam soprattutto abbiamo incontrato. Va bene, ciao Miriam. Ciao Vito, Miriam. State insieme, stay tuned soprattutto con noi, non è una parola. Deve sempre strafare, non ce la fa. Sappiate che noi qui in questo contenitore magico, in questa scatola cinese della abbiamo appena aperto, questa è come la borsa di Mary Poppins, non si capisce che cosa deve uscire. O come la sacca sulla pancia di Doraemon. Ma quante ne sa, veramente i brividi. Ti ricordi che belle le manine a pallina di Doraemon? Non era adorabile. Va bene, abbiamo anche un gioco. Non abbiamo ancora deciso cosa mettere in palio. Io so però che lui già ha fatto una proposta. Siccome è disperata, perché io non sono bellissima e giovanissima come sua figlia Federica Semplice, che odia queste cose, quindi noi lo facciamo, la salutiamo. Starà morendo di vergogna Fede. È disperata, quindi lei pensava di mettere in palio me per questo gioco. Vabbè, a ognuno il suo, diciamo. Se volete una MILF, abbiamo Annabella Giordano. Venghio, signori, portatemi a cena, che però è me che fanno una seta. E quindi dovete telefonare per partecipare al gioco. Sì. Ci sarà la canzone distorta. Esatto. Noi abbiamo preso la canzone, l'abbiamo accartocciata. Voi dovete indovinare. Vi daremo un indizio al giorno. Sì. Se non siete proprio bravi a indovinarla subito. E poi, prima o poi, qualcosa vincerete. Poi, vabbè, poi vi dico. Qualcosa a casa mi è rimasto un pigiama consumato di mio marito, quindi anche quello di questi tempi, invece di andarla a comprare, niente, lo diamo. Come quella, come si chiama? Vinted, quelle cose usate, 2 euro, allora, 3 chiamate, e come lo possiamo chiamare un Vinted noi? Disperated, una cosa del genere. Vabbè. Quello che avanza, ecco, mi piace di più. Oppure, ecco, io posso dare tutte le mutande seschi, tutto l'intimo. Con tutta la mola rotta che non si possono guardare, ragazzi, veramente. Non dire fesserie, non svegliamo l'arcano. Quando mi porteranno a cena vedranno se l'intimo le cose di vanno Annabella Giordano. Vi passa la fame, tranquilli. Se uomini, se vi volete mettere a dieta, uscite con Annabella Giordano e sveliamo il suo intimo. C'è a chi piace il pelo, l'intimo un po' così. Ci stiamo allargando, Madonna Santa. Senti, allora vogliamo farla sentire la nostra canzone, giusto così per far capire che cosa c'è. Tiziano Gonnella, ci fai sentire la canzone distorta? Ma che canzone è? Che canzone è? Canzone è? Ma che canzone è? Che canzone è? Boh.
No, è chiarissimo. Ah, questa è una canzone che ha fatto un incidente sopra la tangenziale e quindi cioè è proprio come una macchina con il muso tutto accartocciato. In effetti sì, è insomma un po' però il gioco partirà, se tutto va bene, diciamo, se Nunzia vuole, da domani, va bene? Perché noi stiamo a proposito, Nunzia chi? Ma Nunzia chi è la donna che presiede insomma alle cose amministrative di Telebari? Ve li presenteremo una a una. Salutare Maddalena Mazzitelli, grazie per il tuo in bocca al lupo di questa mattina. Grazie per aver messo le nostre gigantografie nel tuo ufficio. Grazie. Qualcuno se lo potrà prendere, però vabbè, noi siamo donne, non che è la quota rosa comica di Telebari. No, non fa niente. E sappiate che vi terremo compagnia per tantissimo tempo. Dove dobbiamo arrivare? Alla primavera. Noi faremo fiorire il pesco e anche il ciliegio. Ci saluteremo con è primavera, svegliatevi bambine. Ti è venuto l'allarsicamento di carne? Sì, tanti. Io sto già a mare, già sto per lo scoglio a prendere il sole. Che in effetti quando guardi un calendario con non so se capita anche a voi, però quando guardi un calendario con dei programmi, insomma, il mese tal dei tali, devo fare questo e quell'altro, cioè poi dici minchia, già è già passato tutto questo tempo, devo andare a mare o dall'estetista o semplicemente infatti, a fare ti svelo un segreto. Dimmi. Io nella macchina piccola, che poi sarebbe la macchina di mia figlia, ciao Federica, ho H24 365 giorni alla l'ombrellone. E sta sempre là, non lo so, per scaramanzia non ci sta, ma che domani dici madonna non arriva l'estate, no deve arrivare l'estate perché deve io tengo l'ombrellone, perché noi vogliamo che arrivi l'estate. Infatti quella ragazza che c'ha, Magda si chiamava, non mi ricordo se non sbaglio, sì, hai ragione Magda, mo tutti i nostalgici dell'inverno veramente con tutto quello che poi si deve pagare di elettricità, ma poi avremo molto tempo per dedicarci c'è anche una a queste cose. C'è una telefonata, uffa. Pronto? Buongiorno. Sì. Pronto, buongiorno. Mi sentite? Assolutamente sì. Mi sentite? Pronto? Sì, noi la sentiamo, signora. Ci deve sentire dal telefono, non dalla TV. Sì, adesso sì, vi sto ascoltando. Comunque, complimenti. State portando una ventata di gioia per me. Penso per tutte le persone, insomma, veramente che hanno bisogno di distrarsi un po'. Continuate grazie con le canzoni, fate quello che volete. Cioè, mi piace che... aspetta, mo mi sporco. Grazie. Guardate, ci sono anche la mia signora. Io vi auguro un in bocca al lupo e tanti auguri. Grazie. Sono sempre all'ascolto. Grazie signora. Vi chiamo. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata anche a lei. Ci sentiamo presto. Grazie, io mi sono grazie così signora, hai visto? Adesso ho bisogno di ascoltare un po' di musica. Andiamo con la musica. Vai DJ. Ma buongiorno a tutte. Ciao Annabella, ciao Luigia. Vi auguro il migliore in bocca al lupo. Vi mando un forte abbraccio dalla vostra Chicca D'Alessio da Valletta. Va bene? Un bacione grande. Wow, grazie Chicca, in bocca al lupo, no, al lupe non bastano mai. Ed era la straordinaria Nada con Amore Disperato. Bello, mi ha ricordato proprio l'intro della canzone. Sì, quella, sembra un angelo caduto quando mio marito esce dal bagno. Mamma mia, cade, si schianta e si rottama. Comunque qua io sono in netta minoranza, non va bene, però per fortuna voglio bene a questa famiglia. Noi salutiamo e ringraziamo l'emittente. È chiaro. L'emittenza. Telebari, grazie per ospitarci. Radio Bari. Ah, qualora, ove mai, adesso dovete lasciare la macchina, quindi dovete scendere, non state più ascoltando la radio, ma non potete andare a casa, ma avete uno smartphone, www.telebari.it per vedere le nostre bellissime facce e continuare a sentire sto delirio. Ma noi adesso, una cosa che abbiamo sempre sognato. Ma diciamolo anche che andrà in replica sera alle 21.30. Alle 21.30 noi saremo ancora potrete con voi. Potrete rivedere queste due facce simpaticissime. Delle simpaticone dal divano di casa col c'è pigiama. C'è una telefonata, Nanni. C'è una telefonata, Nanni. Pronto? Allo? Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Un uomo. Sono Vito. Vito. Ciao Vito. Tutto bene, mi piace il vostro programma. Grazie. Quindi che problemi mentali hai a questo punto? Uh-huh. Sto scherzando. E dici qualcosa, Vito? E allo? Mi hai trattato male, mo metto a sporta denato allora, mi stai trattare male, no, mi stai. No, ma quello io è così, quando tratto è un po' male perché voglio bene. Annabella è un po' la vaniglia, lascia la stare. Non dire queste cose. Vito, di dove sei? Dai, parliamo un po' di te, di dove sei? Di Capusso. Oh, e quanti anni hai?
25. Ah, sei mannaggia, un giovane virgulto, no. Allora. Ho capito. Siamo, siccome sto cercando fidanzato per Annabella, così capito, cerchiamo un po' di ammorbidirla. No, però sei troppo giò, troppo giò. È una ricerca disperata. Toy boy, Annabella, no. Annabella? Sì. Ma è bella? Annabella è bella, non lo so, di tu. Cioè, non lo so, io non posso. Vabbè, ma potresti sempre chiamarla Anna e basta. Se vuoi. Quindi no. Adesso vi saluto, cioè, vi ciao. Ciao Vito, grazie. Cioè, così, eh? Beh, vabbè, però sei... grazie mille per averci chiamato, Vito. Annabella. No, proprio tu, come quando io mi spazientisco al telefono. Ti ha lasciato con la City di Celle, subito. Ma mi piace, mi sento a mio agio. Senti, da quanti anni noi sognavamo di fare questa cosa? Perché adesso dobbiamo abbandonare un attimo i nostri radio, tele, internet ascoltatori e mandare la... pubblicità! Rientrati, ben ritrovati. Madonna, flick and flock. Madonna. 1, 2, 3, flick. Madonna! Dire. Senti, ma siccome sto dicendo che tengo una femme, come dicono in Francia, non è una novità. Ok. Meglio farmi un vestito. Tengo femme. Dunque, volevo sapere, Lu, ma che si mangia? Ma secondo voi, io mo dico, secondo voi, vi potevamo lasciare così? No. Non perché il programma è finito, però no. Voglio dire, cioè, una ricetta ci va. Una cosa. Oggi, dove la cosa, l'unica cosa che è rimasta da fare è mangiare. Cioè, io vi delizierò ogni giorno con una ricetta. Perché dovete sapere che Luigia è brava proprio a cucinare. Cioè, per non cui, mi vedete cioè... così a me. Vabbè, ma se vi vedete in carne, quindi capite pur che mi piace mangiare. È vero, dai. Mi piace mangiare e mi piace cucinare. E quindi si mangia quest'oggi? Ogni giorno ci delizierà con delle ricette. Sono per delle ricette semplicissime. Sì, delle dritte per il pranzo. Che possono fare tutti. E sono ricette che io faccio a casa. Cioè, non è che siamo andate a prenderle da... chef Cracco, assolutamente no. Chi? Anzi, loro poi vedrete, me le invidieranno e mi telefoneranno perché vorranno queste ricette. Sì, vai. Allora, oggi facciamo con... spaghetti alla chitarra con zucchine e gorgonzola mascarpone. No. Cioè, avete le papille gustative tutte in piedi in una standing ovation? Io sì. Oh. Allora, regia, sì, vedo che la regia ha mandato la ricetta. Io ovviamente ve la leggo. 500 grammi di spaghetti alla chitarra. Olio, un dado vegetale, uno spicchio d'aglio, una tazzina di brandy, 3 zucchine medie e 300 grammi di gorgonzola mascarpone. Senti, come si fa? Come lo fai tu? Sentiamo. Mo ve lo dico. Allora, prendete una padella, nella padella mettete un giro di olio, uno spicchio d'aglio, prendete le zucchine, le tagliate a dadini e le mettete dentro la pentola, amalgamate e coprite con l'acqua. Tenete presente che la zucchina deve diventare quasi crema, quindi deve ben cucinare. Anche l'aglio, se voi lo mangiate, si scioglierà, si amalgamerà con la zucchina. Se non vi piace, praticamente lo togliete. Senti, scusa, una domanda da tecnica: la fiamma alta, bassa o media? No, il fuoco deve essere dolce, non perché se fai forte si brucia, okay. E se fai troppo lento non stiamo cucinando il ragù. Quindi una cosa media. E quando la zucchina, allora praticamente ci mettete il dado invece di mettere il sale, che dà un po' più di sapore. Quando la zucchina è praticamente cotta, sfumate con una tazzina di brandy. E non appena il brand è sfumato, ci buttate il gorgonzola mascarpone. Ovviamente starete cucinando accanto gli spaghetti alla chitarra, che salterete in questa sorta di padella, mettete nei piatti e mangiate, e vedrete che vostro marito la sera dirà: amore, vuoi uscire a ballare con me? Mamma mia, che buono. Ma sai che anche io ho mangiato questo tipo ieri? Beh, vabbè, chiaro, cioè nel senso, scusa, come l'hai fatta a mangiare questo? Lo faccio io con le mie manine. Al tempo me l'avevi già fornita la ricetta, già, capito? Come mi hai dato un sacco di ricette che io poi ho sperimentato. Okay. E niente, sono andata al supermercato, perché poi i supermercati Doc e Famila, come sappiamo, sono aperti anche il sabato e la domenica. Cioè, il sabato è giusto, ma anche la domenica. Sono andata a fare la spesa perché non avevo, ho detto: ma no, lui già fa gli spaghetti alla chitarra. Buona quella ricetta, vado a comprarmi gli ingredienti. Sono andata e ho comprato il gorgonzola, il mascarpone, gli spaghetti.
Poi mentre andavo verso la cassa, siccome io ho sempre un che di Tang Fam, no? Ho aperto un attimo, ho scartato la confezione del gorgonzola, ho cominciato a mangiucchiare. E tu ci mangiato tu? Eh sì, alla cassa non avevo praticamente niente. Allora sono andata al frigo, al coso, al congelatore, ho preso degli spaghetti alla chitarra già pronti. Ma raga, buoni, buoni, onesti, buoni. Ma tu ci avrai le papille gustative rotte, perché sinceramente cioè vuoi mettere quello che cucini tu a casa e quello surgelato. Vabbè, però contenta, no, lei è single, che ci dobbiamo fare single. Singola. Ti ricordi singola? Singola. Sei singola? Singola. La posta del cuore. Buongiorno, per cortesia voglio un vostro parere. Sono over 70. Perché a me mi piacciono le donne, ma non mi ricordo perché? Grazie. Scusa, ma io non, cioè, non ti sei dato, cioè, non ti sei dichiarato, ecco, manifestato con il nome. Vabbè, non ti ricordi perché ti piacciono le donne? Probabilmente il tuo corpo e il tuo subconscio. Mimmo, grazie. Allora, Mimmo, forse non ti ricordi perché, non sai perché, perché, però forse perché il cervello ha perso dei colpi, ma il fisico e le parti, diciamo quelle un po' più che non si può dire, hanno una memoria, per cui, cioè, tu sai che ti piacciono le femmine perché vedi una femmina, però tu non lo sai perché, ma il tuo corpo lo sa, quindi... Vabbè, l'importante è che lo sa il corpo, Mimmo, poi del resto non ne frega niente, ma già ci siamo andati in tilt con questa domanda. Infatti, non siamo preparati a queste cose. Vabbè, mo ci prepariamo, poi ti rispondiamo. Però domani, ti rispondiamo, va bene? Ci consultiamo dopo e ti rispondiamo. Ma sappiamo che abbiamo un altro audio? No? Sì? C'è un vocale? C'è... No? Grazie, Tiziano. Arriva un... No, ma mi ha proprio sconvolto quel sapere. Sì, anche io sono rimasta senza parole, che è difficile, no, però... Voglio dire. Però proprio non... Buongiorno a tutti. Ciao ragazze, vi volevo fare i miei complimenti, siete bellissime. Il mio nome è Gaetana, anche se a casa mi chiamano tutti Nella. E niente, bellissima questa idea della posta del cuore che mi ha riportato indietro nel tempo di tanti anni, quando ho conosciuto mio marito. E niente, io non ho cose brutte da dire, perché noi ci amiamo tantissimo. È solo che volevo dire che c'è una canzone, proprio la canzone del cuore invece di quando ci siamo conosciuti, che è la canzone di Laura Pausini, Strani Amori, quella che fa strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. Ah, bellissima, guarda, veramente c'ho proprio i brividi. E niente, volevo dire a mio marito che lo amo tantissimo. Okay. E anche se qualche volta vabbè, mi fa arrabbiare quando si toglie i calzini e me li lascia per terra nella camera da letto, però vabbè, lo perdono sempre. Comunque amo, ti amo e, e niente, poi ci sentiamo, vi richiamo, ciao ragazze. Senti, simpaticissima questa voce, mi è fin troppo familiare. Mi è veramente fin troppo familiare questa voce. Conosci? Parenti, amiche, tanti guai. Sinceramente, no, proprio a me non dice niente. Sinceramente. No, proprio la scelta musicale poi della vostra canzone, ma soprattutto io avevo un'alta stima di quella persona che tu ami. Dovevo preparare l'audio, metti che poi non chiamava nessuno. No, ho capito, ma io non pensavo che quel figaccione di Federico lasciasse in giro per casa i calzini. Dei, magari ma infatti, pure tutto c'è una telefonata? C'è una telefonata, pronto? Pronto? Ciao! Buongiorno, sono Francesco, ragazze, vi chiamo da Poggiofranco. Ciao, vicino! Allora, volevo farvi un sondaggio, visto che su Telebari gli ascoltatori e gli ascoltatori sono molto esigenti, quindi voglio sapere un po' di voi. Vai. Dobbiamo ringraziare la direttrice Maddalena, che è molto propensa a questo tipo di palinsesti veramente belli. La ringraziamo anche noi. Grazie Maddalena. Grazie Maddy. Allora, volevo farvi un sondaggio. Vai. Se voi mi rispondete, poi io vi do un giudizio se voi lo preferite. Ma vinciamo qui solo il giudizio praticamente. Allora, vi scrivete il copione o andate a braccio? Come secondo te? Secondo te? Cioè, per citare tu ci vedi? Tu ci vedi a noi? Secondo okay, te? No, andiamo tutto. A braccia per citare una nostra vecchia collega. Sì. Vi definite DJ speaker o comiche?
Noi ci definiamo tu, noi siamo tutto. Noi siamo, noi siamo multitasking. E allora siamo anche era quello che pensavo, siete vocacce. Bravissime. Grazie. Ve lo dice uno che se ne intende, ovviamente sempre con modestia. Vabbè, siccome abbiamo vinto nel settore e vi apprezzo tantissimo. Grazie mille. Bravo. Grazie. Buon proseguimento. Siccome abbiamo vinto, se ci trovi, mi raccomando, portaci al bar e noi. Mangru caffè. Ti ringraziamo moltissimo, però proprio mi lasci per un caffè. Non è che ho detto ma dai, l'aperitivo. Vabbè, non fate, non fate. Comunque grazie, sei stato molto gentile. Comunque ecco, per la posta del cuore abbiamo anche una mail. Le mail, noi arrivano pure le mail, ancora. Allora perché c'abbiamo il computer? Questa è cioè, cosa è aperta, chiudete la finestra che c'è lo spiffero, per piacere. È il suono della mail. Non è la finestra, è il suono della mail. Allora sì. Care Luigia e Annabella, wow. L'altro giorno ho conosciuto un ragazzo in fila alla ASL. Si chiama Marco. Poiché l'attesa era lunga, una parola ha tirato l'altra e abbiamo preso un po' di confidenza, finché poi non è arrivato il suo turno per una visita. E che visita, lo dice? Non lo so, speriamo che non era la prossima, non so, perché si parte male. Okay. E prima di sparire dietro la porta dell'ambulatorio mi ha chiesto il numero di telefono. No. Ma carino, dai, chissà se la... E mi ha chiamato. Quindi ti ha chiamato? Beh, ti ha chiamato. Non succede mai. Comunque, vabbè. E mi ha detto che vuole uscire. Che cosa devo fare? Mi date un consiglio? Siete simpaticissime. Facciamo un riassunto, cioè praticamente questa qua sta... Grazie, ma... Tiziano! Cioè no, le abbiamo risposto con un'email, vabbè, ok. Praticamente questa, cioè stava in fila la ASL, ha conosciuto questo ragazzo che si chiama Marco, che si sono scambiati il numero di telefono e lui ha detto, l'ha chiamata, ha detto che vuole uscire? Sì. Non ha capito niente. Prendi il numero, cangiala tu. Perché? Come si chiama questa? Si chiama Guendalina. Guendalina, prendi un numero, strappalo, bloccalo. Non esiste. Non esiste. Ma scusami, non esiste. Ma perché tu conosci Marco? No, non conosco Marco. Ma quando ti chiedono di uscire, tanto è che vogliono entrare. Guendalina, sì, da me. Guendalina, chiama. Guendalina, sei una sorella grande. Chiama, lascia perdere a questo. Senti, ma è vero che abbiamo qualcuno che vuole, insomma, salutarci? No, fantastico, bene. Va bene, siamo in chiusura, ragazzi. Lo so che già vi piange il cuore, lo stomaco brontola, ma non vi preoccupate, noi torniamo ogni giorno. Noi ci saremo ogni giorno per voi. Diglielo, diccelo. Sì, sì, noi torniamo domani alle 12. Puntuali, questa è volato. Avevamo un'altra rubrica. Non fa niente, c'è tempo. La mettiamo da parte, non vi preoccupate, non buttiamo niente. Allora, grazie a Telebari, Radio Bari, grazie a Maddalena Mazzitelli, grazie a Federico Semplice, grazie a Tiziano Gonnella, grazie a tutti. Purtroppo ce ne dobbiamo andare, perché dobbiamo andare la linea al Ciardatano. A quel figaccione di Renato Ciardo. E mi raccomando, Renato e Silvia e tutto lo staff tecnico ovviamente di Telebari, chi cambia canale è una seppia. Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.